Buonasera, io vi ringrazio per essere così tanti e numerosi. Naomi Klein, non penso che abbia bisogno, come si dice, di presentazioni. Moltissimi di noi la conoscono, moltissimi di noi sono dei suoi lettori, soprattutto del suo primo libro, un bestseller, ma anche un libro generazionale per certi aspetti, Nologo. Lei è una giornalista, un'attivista politica, una scrittrice, ha incarnato a cavallo fra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo un po' le sensibilità che poi noi abbiamo chiamato come movimento no global. Il suo secondo lavoro, questo Shock Economy che andiamo a presentare questa sera, è un passaggio ulteriore, è un passaggio più in là, è una riflessione su un periodo più vasto che per certi aspetti precede e vive durante l'epoca che stiamo vivendo, cioè la globalizzazione. Ci racconta di dottrine di politica economica, quindi anche cose abbastanza difficili, abbastanza legate agli ambienti accademici, istituzionali, soprattutto statunitensi, ma non solo, perché affondano le radici poi in scuole che sono del vecchio continente, la scuola economica di Vienna, come per esempio, delle ripercussioni che hanno avuto sulle nostre vite, sulle vite di molte persone che abitano sul nostro pianeta, ma anche di come queste politiche economiche siano state applicate. Applicate attraverso una tecnica. Io mi ricordo che pochi mesi prima della seconda guerra in Iraq, i vertici militari statunitensi continuavano a parlare di questo shock and awe, timore e stupore, stupore e timore. Una tecnica perché doveva paralizzare il nemico. E questa era una dottrina militare, non solo una dottrina militare, con fior fior di ricerche, fior fior di anni di studio alle spalle. È una dottrina che è stata applicata sul campo di battaglia per fare dei morti, per uccidere delle persone, ma è applicata anche dopo il campo di battaglia, dopo la guerra, quello che ne è rimasto. Perché l'Iraq, in un certo senso, è forse la metafora che riassume meglio di ogni altra il senso anche di questo libro. Io partirei subito con una prima domanda per la nostra scrittrice ed è questa. Il titolo italiano è Shock Economy. La versione inglese è forse meno, come dire, impressionante, meno ci colpisce forse di meno, ma ha un significato chiaramente più completo. The Shock Doctrine. La dottrina dello shock, perché questa non è solo una dottrina di politica economica, anzi, per certi aspetti Naomi Klein identifica un parallelismo fra una dottrina di politica economica, che noi chiamiamo neoliberista, e delle pratiche di tortura, delle pratiche che affondano le proprie radici anche nella psichiatria e nell'utilizzo appunto dell'elettroshock. Io proprio chiederei adesso a Naomi qual è il parallelo fra le torture e le politiche economiche neoliberiste. I do thank you, by the way. Si occupa, appunto c'è un parallelismo tra la shock therapy, la terapia dello shock di stampo neoliberista e la tortura. E il primo è come mezzo per rinforzare un certo tipo di politica e l'esempio, il laboratorio principale, come viene raccontato nelle prime pagine del libro, è il Cile. Naturalmente dice che la tortura non è tipica o si accompagna tipicamente col neoliberalismo, ma tipicamente si accompagna invece con ogni politica che noi non vogliamo, che proviamo a rigettare. Quindi questo non vuole rendere troppo stretto il legame tra neoliberalismo e la tortura. Lei comunque si è occupata principalmente dell'intersezione che c'è tra appunto il rinforzare le politiche di neoliberalismo e diciamo l'ingresso appunto di una rivoluzione capitalistica in alcuni stati, come è successo in Cile, come è successo in Cina e ultimamente come sta succedendo in Iraq, che è il punto d'arrivo del libro. E naturalmente lei così cerca di smascherare l'uso della forza e cerca di
mostrare come cerca di sfidare come il modo in cui venga applicato il neoliberalismo accompagnandolo a politiche democratiche, mentre in realtà questo maschera soltanto l'uso della forza, quindi la tortura a cui lei si riferiva prima. The dominant myth of our time, which is that neoliberalism has swept the globe peacefully and democratically. La tortura però non è soltanto un mezzo per rinforzare questo tipo di politica, ma è anche una metafora per la dottrina dello shock, che è quello di cui lei si occupa principalmente, e del quello che lei chiama nel libro il disaster capitalism, cioè il capitalismo dei disastri, e come questo ha potuto imporsi nel mondo con una serie susseguente di shock economici, ma non solo. Questo passaggio racconta di come ci sia un'attrazione fatale tra il capitalismo dei disastri e un certo tipo di attività e le grandi crisi economiche, ma non solo, gli sconvolgimenti mondiali come le guerre, e come certi momenti in cui si è socialmente regrediti e c'è un clima appunto di shock generale, servano per imporre queste politiche economiche. It is easier to push through policies that are unwanted. C'è il parallelo molto forte che c'è all'inizio del libro, è ci sono proprio delle citazioni precise, e lei anche appunto ha usato questo manuale della CIA in cui viene essenzialmente postulato che un certo tipo di trattamento fa in modo che un trattamento di tortura, quindi una camera in cui si è un da solo a solo, è possibile far accettare cose che altrimenti noi non accetteremo mai. Quindi si occupa della tortura, in questo caso come metafora nelle grandi crisi, sia personali sia nella società, per far accettare delle cose che altrimenti noi non vorremmo. In an interrogation chamber, we can see practice on whole societies after a major crisis or disaster. The one thing I would add is that we were going to show a short film. Dice che mostrerà, non possiamo mostrarlo oggi, però c'è un piccolo film che si può scaricare dalla rete e che al momento si può vedere in libreria, che fa proprio questo punto, fa questo parallelo tra le torture che lei ha realizzato con Alfonso Cuarón, il regista messicano di Children of Man e Tu Mamma Tambien. L'hanno registrato, questa è una cosa che si può tranquillamente scaricare dal suo sito anche con i sottotitoli in italiano e che adesso è visibile in libreria. Solo una crisi reale o percepita produce vero cambiamento. Quando quella crisi si manifesta, le azioni intraprese dipendono dalle idee che sono in circolo. Questa, io credo, è la nostra funzione basilare, sviluppare alternative a politiche esistenti, tenerle in vita e a disposizione finché il, e qui è la frase clou, politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile. Questa frase, che è riportata nel libro, è stata una frase di Milton Friedman, che ha pronunciato nel 1982. Quando mi è capitato di studiare Milton Friedman, mi dicevano i miei professori che era un monetarista e che quindi si richiamava alle teorie neoclassiche del liberismo economico tradizionale. Milton Friedman è stato a capo di una scuola economica, la scuola dei Chicago Boys, e però non è stato semplicemente un analista dell'economia, uno studioso, un teorico dell'economia. Non è stata una persona che, diciamo, ha osservato, commentato, criticato e analizzato la materia economica, ma ha proposto fortemente, a partire dagli anni 70, questo modello, quasi come se fosse una fede religiosa, così viene fuori dalle pagine del libro The Shock Economy. Chi era Milton Friedman? Friedman identifica il capitalismo agli occhi di tutti come Karl Marx identifica il comunismo. I think that's not exactly fair to Adam Smith, but it's not a bad description of who Milton Friedman was. Diciamo che forse in maniera più precisa Friedman identifica il neoliberismo più che il capitalismo, visto che Adam Smith lo ha fatto ben più in là. Quindi Friedman fu un famoso monetarista, è stato uno studioso, un brillante matematico, eccetera, però è stato, si diceva nella domanda, come sosteneva Giovanni, è stato anche un vero e proprio politico che ha consigliato persone come Deng Xiaoping, Pinochet, Reagan e Thatcher. I think that he sort of played two roles, writing these
obscure, very technical. Allora, quindi lui ha scritto, diciamo che è una figura un po' ambigua, doppia, perché da una parte ci sono questi testi oscuri di monetarismo, ma dall'altra ha scritto dei libri molto chiari, molto piani, in cui pubblicizzava al massimo livello il capitalismo puro. The way in which I look at Milton Friedman in the book is less as an individual. Klein sostiene che Friedman aveva una visione radicale del mondo che lui ha pubblicizzato stando a capo della scuola di Chicago, di quella che viene chiamata la scuola di Chicago, con la quale è riuscito a dare massima visibilità a queste sue dottrine che non sono soltanto economiche ma propriamente politiche. For a counter-revolution against Keynesianism and third world developmentalism. Queste dottrine, non solo economiche ma propriamente politiche, trovano, in ambito accademico si sarebbe detto dei casi studio, nella realtà sono dei veri e propri laboratori, però spesso sono laboratori anche di sangue. Il primo caso, il primo caso che viene citato nel libro, forse non è il primo in senso cronologico perché c'è l'Indonesia di Suharto che lo precede, è il golpe di Pinochet nel Cile del 1973. Il governo Allende viene brutalmente estromesso dal potere, Allende viene assassinato, Pinochet prende il potere e lo conserva fino alla fine degli anni Ottanta, imponendo una brutale dittatura da un lato, brutale dittatura con le torture della shock therapy già citate, ma anche imponendo delle severe misure di politica economica liberista. È stato proprio il Cile il primo laboratorio per questo gruppo di pensiero, chiamiamolo questo think tank statunitense, per applicare queste politiche, e l'America Latina di quell'epoca era qualcosa di diverso rispetto a quella che abbiamo conosciuto poi nel corso degli anni? Allora dice di sì, che è vero che il Cile è stato il primo laboratorio di questo esperimento di cui lei parla nel libro e a cui Giovanni si riferiva, e che il Cile ha rappresentato l'esplosione del mito che il neoliberalismo si potesse affermare più che imporre pacificamente e democraticamente. Invece è sempre accaduto che governi che erano stati pacificamente e democraticamente eletti sono stati violentemente spodestati, e che questo gruppo di economisti noti come i Chicago Boys, di cui lei parla all'inizio del libro e che appunto fanno riferimento quindi alle teorie neoliberiste di Friedman, hanno occupato ovunque nell'America Latina posizioni chiave nei governi che avevano appena rivoltato. The Chicago Boys occupied key positions with the junta governments in Chile, Argentina, Brazil and Uruguay. But in Chile it was most dramatic. It was most dramatic in Chile because dice che però quello che è successo in Cile è stato molto più drammatico, perché ci sono stati migliaia di economisti cileni che hanno studiato espressamente alla scuola di Chicago, quindi in questa scuola diretta da Friedman, e che poi hanno occupato, come si diceva prima, delle posizioni chiave. E tutte le cose che adesso per noi possono sembrare un po' più familiari, lì sono state applicate già appunto nel 1973, quindi cose che adesso si vedono anche qui in Italia e in Polonia, come il sistema delle charter school, che credo siano soltanto il modo in cui le scuole vengono in qualche modo privatizzate. Anche le pensioni furono privatizzate già a quel momento. Fu introdotta una tassa del 15% e furono applicate tutte le regole e le leggi per far sì che il mercato fosse il più libero possibile. Quindi questo però, di cui magari adesso abbiamo familiarità, fu applicato in modo sistematico e severissimo già nel Cile di Pinochet. The whole package of what we now understand to be neoliberalism tested in Chile in the 70s. Un'altra cosa che è successa in modo peculiare nel Cile è quello che lei chiama, di cui parla all'inizio del libro, questo shock triplo. E le ragioni per cui questo è avvenuto non sono soltanto accademiche, ma possiamo vederne le conseguenze e tutta l'attualità in posti come l'Iraq e l'Afghanistan adesso. So what you saw in Chile was there was the first shock. Il primo shock fu il colpo di stato, la crisi nello stato democratico. The crisis in the democratic state.
in Cile. Il secondo è stato quello che Milton Friedman ha chiamato, quindi sono parole di Friedman, trattamento economico shock, che è avvenuto proprio in quel periodo, è stato il secondo shock di cui lei parla nel libro. Il terzo è stato il metodo, l'applicazione estremamente rapida e rigorosissima, come lei parla di, fa un paragone con lo tsunami, cioè un'applicazione di queste leggi improvvise e rapidissime. Mi correggo, il terzo shock è quello di cui lei sta parlando adesso ed è lo shock ai corpi veri e propri, ai corpi della gente, delle persone, che venivano pungolate con questa cosa che si chiama picagna che trasferiva l'elettricità, quindi dei veri e propri elettroshock, e per fare in modo che la società venisse in questo modo, con questi esempi, disciplinata e questo cambiamento radicale, cioè i primi due shock, potessero essere portati a compimento. Se il Cile è il laboratorio iniziale, l'Iraq dal 2003 in poi è il laboratorio finale. Il parallelismo è molto forte perché anche lì la teoria dello shock economico e quella delle torture vengono applicate allo stesso modo. Se non che forse nel caso iracheno sono state molto visibili, il caso di Abu Ghraib, le torture sono state rese note, meno è quello che è successo dal punto di vista economico. Nel 2003, quando l'esercito statunitense arriva a Baghdad, prende possesso e nomina nel giro di poche settimane un governatore, tra virgolette, civile, Paul Bremer, la cui prima misura è quella di mandare a casa tutti i dipendenti pubblici iracheni. Si parla di 500.000 di persone. Gran parte di questi erano soldati miliziani di Saddam Hussein. Lo scopo ufficiale era quello, insomma, di smantellare il partito di Saddam Hussein, il partito baathista. Secondo Naomi Klein, la verità è un'altra, perché anche in Iraq vengono applicate queste politiche economiche ultraliberiste. Io le chiederei in che modo, quali sono state queste politiche? Well, il giornalista liberale, liberalista, Economist, ha descritto quello che ha fatto Paul Bremer in quei giorni come il sogno del capitalismo. Sappiamo adesso che quello che invece è stato fatto è stato un incubo, ma loro hanno provato a farcelo passare come un sogno. Nei primi mesi in cui lui, Paul Bremer, è stato in Iraq, ha fatto passare centinaio di leggi. Ha potuto fare tutto questo molto rapidamente perché non c'è stato alcun tipo di negoziazione. Lui era nominalmente il re dell'Iraq. Quali erano queste leggi? Ha applicato una tassa, la flat tax. Sound familiar? E poi ha fatto in modo che il commercio fosse totalmente libero, non c'è mai stata una cosa così in precedenza, cioè, quindi l'apertura totale al commercio estero. Ha annunciato di voler privatizzare tutte le 200 compagnie statali dell'Iraq e ha consentito che compagnie straniere potessero possedere il 100% di compagnie irachene, ed è quello di cui lui parla quando dice che questo è il sogno del capitalismo. Tutte queste misure non sono state nemmeno compiute dal governo statunitense come governo, ma c'è stato un appalto, è stata appaltata a questa ditta che in questo breve lasso di tempo ha fatto in modo che questo sogno capitalista potesse avverarsi, e la compagnia è chiamata KPMG. They had the job to remake Iraq. And Paul Bremer è stato protetto, è stato salvaguardato nella sua persona fisica non dall'esercito, ma da una compagnia privata, la Blackwater, che adesso è tristemente famosa. Bremer, lo stesso Bremer, in effetti non è nemmeno un politico, ma è un uomo d'affari. Lui non è tra l'altro un uomo d'affari qualsiasi, ma è parte di quel complesso che lei chiama nel libro capitalismo dei disastri. Con questa espressione, quindi capitalismo dei disastri, intende un'intera classe di persone, una dottrina che ha studiato come trarre vantaggio dalle condizioni, da crisi e dai disastri qualsivoglia. So to give you an example, per darvi un esempio, Bremer, lo stesso Bremer, un mese dopo l'11 settembre, ha fondato una sua compagnia, il cui nome mi sembra abbastanza inquietante, ed è Pratiche di Consultazione nelle Crisi. Cosa può fare la gente comune, visto che spesso lei si è espressa contro i media che trasmettono un'immagine della realtà un po' falsata. Poi riguardo ai governi democraticamente eletti che poi vengono osteggiati dalla politica americana,
secondo lei l'esempio di Hamas in Palestina, che comunque è stato democraticamente eletto e adesso viene osteggiato dall'America e da Israele, può essere un parallelo simile a quello che è avvenuto in America Latina? I think there definitely is a parallel. Il parallelo in effetti c'è, può esserci un forte parallelo, perché la visione della democrazia è che gli Stati Uniti stanno propagandando, è stato sia per i palestinesi oggi come per i cileni negli anni 70, democrazia per quanto se la democrazia esiste se si è d'accordo con gli Stati Uniti, ed è quello che appunto stanno sperimentando adesso sia i palestinesi che gli abitanti del Libano sia gli iracheni. Ci sono solo qui 5 telecamere in questo spazio e forse sono anche di più. Il punto è che questa è un'industria vera e propria e la benzina, il carburante di questa industria è la paura. Chi applica questa paura sono i media e lo fanno sistematicamente e drammaticamente. Fa un paragone con gli spacciatori di droga. Gli spacciatori di paura sono i media. So fear of immigrants, fear of la paura dei criminali, la paura degli immigrati, la paura dei terroristi, tutto questo crea mercato. Volevo sapere da lei se è nato prima il terrorismo o la shock economy, o se sono entrambi gemelli eterozigoti. I think all forms of shock reinforce each other. People who love shock have this in common. It's a common language, a common discourse, and although they often uno shock rinforza l'altro, quindi come dice lei sono gemelli. I just want to say one last thing. Lei ha scritto questo libro sullo shock, certamente non per spaventare la gente, anche se sembra giudicare anche delle domande. Però è proprio per lei vale proprio la pena comprendere come lo stato di shock si accompagna al fatto che questo può accadere quando noi perdiamo le nostre narrazioni personali, oppure le nostre storie, la nostra identità in sostanza, nella memoria. Quando noi capiamo come funzionano gli shock nella società e nel nostro cervello, siamo molto più preparati per quando questi arriveranno. Tutto quello che i vari terapisti, shock terapisti che ci sono in giro hanno in comune è questo desiderio della tabula rasa, della tela bianca. Il nemico dello shock è la storia collettiva, la storia di tutti. So this is why I think it is so important to put the present in the context of the past. Sottolinea il valore di mettere il presente nel contesto del passato, e per questo appunto c'è questa rievocazione lungo tutto il libro. E dà un esempio, Madrid qualche anno fa ha sofferto questi terribili attacchi terroristici. Immediatamente dopo gli attacchi terroristici ci si è trovati di fronte ad Aznar che imitava Silvio Berlusconi o George W. Bush e cercava di accusare chiunque gli venisse in mente e comunque votate per me. Se vi ricordate, ricordate come ha reagito la gente in quel momento, e cioè è scesa per le strade e ha dimostrato, ma erano dimostrazioni contro la paura, in cui dimostravano il loro disprezzo per la paura. È stata una scelta, di non regredire allo stato infantile, di non cercare figure paterne o salvatori, ma di guardarsi l'un l'altro e cercare di reagire a questa paura. E subito dopo hanno deciso di far fuori Aznar con le votazioni. È interessante come la gente ha spiegato questo suo corso d'azione e diceva prevalentemente che Aznar le ricordava loro Franco. So I think this is an example that this is how societies become shock resistant by vi ringrazio di essere qui e di ricordare con lei, visto che è la memoria, la storia collettiva che ci rende resistenti agli shock. Now we're going to hear from a wonderful NGO.